Teresa Di Biase, commissario capo della Polizia, oggi per parlare delle truffe contro gli anziani. C'è stato un aumento nell'ultimo periodo? Sì, in realtà nell'ultimo periodo c'è stato un notevole aumento delle truffe, quindi i malintenzionati scelgono sempre più spesso gli anziani perché magari ipotizzano sia a casa che siano soli, ma anche per strada, che non sono accompagnati magari da altri, ma anche sulle truffe online. Quindi anche siccome ci sono sempre più anziani che utilizzano i siti e quant'altro, spesso vengono adescati anche su internet. Quindi in questo giorno, proprio in onore della campagna, diamo dei consigli utili agli anziani, utilizzando anche un vademecum che è stato prodotto dalla Questura d'Imperia, proprio per cercare di aiutare, di non incorrere in degli errori che sono comuni, diciamo, quando arrivano degli sconosciuti alla porta, oppure quando si viene avvicinati per strada cercando magari per un pretesto e poi magari vengono rubati i soldi oppure scambiati i soldi veri per falsi. Quindi ci sono tanti piccoli consigli che cerchiamo di dare agli anziani proprio per evitare che ci siano questi errori e che quindi vengano truffati.